doppia eliminazione, Danilo e Filippo, proclamazione di altri tre finalisti, Matteo, Alessia e Lucia, ma anche la risoluzione del dramma familiare di Veronica Satti, che riceve un inaspettato gesto di affetto e di apertura da parte del padre Bobby Solo. Sono questi alcuni degli elementi che hanno caratterizzato la lunga semifinale di El Grande Fratello 2018, in onda martedì 29 maggio su Canale 5 con un meccanismo pazzesco, come dice Barbara D'Urso, virgola, che non appena si collega con la casa, fa entrare Sino e Dan, Izzo e Maghi, nel salotto dell'abitazione per portare ai ragazzi due buste misteriose. Grande Fratello 2018, semifinale. L'affondo di Angelo contro Simone. Simone, C-O-C-C-I-A-Q-U. Chi è il primo finalista, ma in settimana si è attirato critiche da parte del gruppo per essersi rifiutato di sottoporsi a una prova proposta dal GF. Il suo no ha impedito al gruppo di ricevere una gustosa ricompensa, una cena. Dallo studio Angelo è inferocito. Non dovresti proprio salutarmi con quella faccia di M asterisco 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 a che ti ritrovi. Non devi giudicarmi per un bacio tra me e Filippo, perché tu non sai che cos'è l'amore che va oltre le labbra. E di quando mi toccavi il C asterisco asterisco di notte ne vogliamo parlare. Malgioglio si indegna per il linguaccio poco forbito. Grande Fratello 2018, semifinale. Pace fatta tra Bobby Solo e Veronica. Ben presto però si ritorna sui binari dei buoni sentimenti con qualcosa di impensabile. Dopo averla schifata in lungo e in largo, in tutti i luoghi e in tutti i laghi, Bobby Solo ha deciso di fare un passo importante verso la figlia Veronica scrivendo un tenero SMS per lei inviato alla D'Urso e, udite udite, cantando un brano che aveva scritto quando lei aveva solo 3 anni. Qui i dettagli della sorpresa di Bobby. Grande Fratello 2018, semifinale. Anche Tarzan piange. Fino a questo momento avevamo visto Alberto nelle vesti di inebetito stralunato. No, non nascondiamoci dietro l'etichetta di Nagli. Questa sera invece si spinge l'acceleratore sui sentimenti e si riapre una sua vecchia ferita. Alberto ha infatti perso il padre quando aveva solo 11 anni e per questo in casa entra mamma Daniela, che è tutta un «Quanto sei bello figlio mio, che bell'anima che hai, sei tutto tuo padre!» Grande Fratello 2018, semifinale. Tra Lucia e Filippo è ancora amore malgrado si fossero recentemente detti addio. Filippo e Lucia non riescono a stare lontani l'uno dall'altra, e infatti già durante la diretta della scorsa puntata Lucia dal nulla era zompata in braccio al bel figliolo facendo partire il limone di riconciliazione. I due confermano di volersi tanto tanto bene, ma per Lucia è in serbo uno scherzetto. Danilo viene chiuso in una stanza della casa, Filippo in un'altra, e viene mostrato loro un filmato in cui la ragazza parla dei due ragazzi, incluso il rapporto d'amicizia con Danilo. Ogni volta che mi giro lui c'è, e mi ti voglio dire che quando uscirai da qui se ti giri io ci starò. La D'Urso versione burlona avvisa i due maschi alfa che chi tra loro due verrà eliminato dal televoto non avrà modo di entrare in casa per salutare. Per questo Lucia viene messa davanti a una scelta: correre da uno dei due per salutarlo. Lucia sceglie Filippo perché Danilo capirà. Arriva la busta brutta brutta brutta, e il verdetto è chiaro. L'eliminato è Danilo.
Grande Fratello 2018, semifinale. Faccia a faccia tra Matteo e la sorella di Alessia dopo l'ex di Matteo e la mamma di Alessia. Tocca ora alla sorella di Alessia entrare in casa. La ragazza per prima cosa si abbraccia ben bene il bel Matteo con la scusa di ringraziarlo per aver reso la sorella una persona più libera e poi, una volta avuto modo di incontrare Alessia, che fino a pochi istanti prima assisteva disperata alla scena dalla stanza delle scelte, la rassicura circa le parole dette la settimana prima dalla madre. Hai frainteso le sue parole, voleva darti la carica, ha fatto la mamma. Che ti doveva dire? Alla fine dell'incontro a Matteo e Alessia viene consegnata una busta. Per guadagnare la finale tutti i concorrenti devono sottoporsi al giudizio del pubblico e visto che non sono mai andati al televoto per loro c'è una piccola penalità. Gli altri concorrenti infatti devono dire chi secondo loro non merita la finale. Alberto fa il nome di Matteo, Filippo quello di Alessia, Veronica e Lucia nominano Matteo, che va immediatamente al televoto. L'atleta ha però la possibilità di trascinare al televoto con sé due persone, e lui sceglie Filippo e Alberto. A noi adorato pubblico la D'Urso spiega, che in realtà il televoto genererà una classifica. Il più votato sarà il secondo finalista, non eliminato, che sarà invece il meno votato. Grande Fratello 2018, semifinale. La rubrica bollente di Simone Coccia. Simone COCCIA dice di aver amato migliaia di donne, ma altrettante ce l'hanno a morte con lui. Accade infatti che Floriana S.E.C.O.N.D.I., vincitrice del GF3, e Elena M.O.R.A.L.I., ex naufraga dell'Isola dei Famosi chiusa parentesi tonda, entrino nella casa per dirne quattro al concorrente. Lui, ancor prima del loro ingresso, smentisce le accuse di avances mosse dalle due. Scatta il frezze per Simone, ed ecco le due bionde raggiungerlo in salotto. Ciao Simone, esordisce la morale, sono qui a nome di tante donne a cui hai scritto. Non hai ben chiaro il concetto di amore, ma hai una grande compagna al tuo fianco, e non capisco perché tu stia con lei, è davvero amore o la stai sfruttando televisivamente? Perché un uomo innamorato non fa quello che fai tu che tieni il piede in due scarpe, anzi in una scarpiera, su Facebook mi hai chiesto di farci paparazzate insieme per uscire sui giornali, non si tradiscono le donne. Floriana invece, con cui Coccia ha avuto una forte amicizia con tanto di convivenza per qualche periodo, gli rimprovera un brutto comportamento nei suoi confronti. Sono rimasta malissimo per come mi hai trattata, gli dice. Coccia dal canto suo ammette i suoi errori, e sulle richieste fatte alla Morali dice. Probabilmente sarà successo perché ricordo qualcosa? Malgioglio vorrebbe sapere la natura dei video che Coccia mandava alle donne, ma la D'Urso fa uscire le due bionde prima che il discorso prenda una piega molto scomoda. Grande Fratello 2018, semifinale. Danilo, Lucia Bramieri e lo spiedino Danilo intanto fa il suo ingresso in studio dopo l'eliminazione, e c'è il faccia a faccia con Miss Telegatto Lucia, B-R-A-M-I-E-R-I. Qui chi è, per l'orrenda frase detta in confessionale su di lei, ora mi ubriaco, e mi infilo la Bramieri. La Bramieri spiega di non aver digerito quell'esternazione.
Le donne vanno amate, se vuoi corteggiate, soprattutto rispettate e non da ubriachi. Io non sono uno spiedino. Uscendo da quel confessionale hai anche negato di averlo detto. Il ragazzo si difende. So di aver sbagliato? Le ho chiesto scusa, ma oltre a questo non so che dirle. Grande Fratello 2018, semifinale. La risoluzione del Pippagate. Si torna a parlare della frase stupefacente sussurrata in casa da Patrizia a Danilo. Quel mentre Pippa va portato alla luce di A Striscia la Notizia. Danilo però non ricorda il contesto in cui è venuta fuori la frase. Patrizia ribadisce il senso che voleva dare a quelle parole. Aida era molto euforica quella notte in casa, andava avanti e indietro a vomitare e sembrava pippata. La Dusso dice di essere andata oltre. Insieme all'azienda e a Endemol siamo andati a scandagliare tutto. Ci sono stati periti legali, hanno ricontrollato le telecamere e vi leggo questo. Al fine di non tralasciare alcuna verifica, le riprese sono state analizzate con tecniche precise, la parola mentre risulta improbabile, e potrebbe trattarsi di veramente, talmente, totalmente. Più accreditabile invece il termine pippata o pippato. Il comunicato prosegue spiegando che i diretti interessati non hanno visto nessuna sostanza illegale in casa. Alla luce di queste verifiche confermiamo che nella casa non è mai stata presente alcuna sostanza proibita dalla legge. Grande Fratello 2018, semifinale. La seconda eliminazione archiviate le questioni spinose. Barbara può rientrare in casa per fare la seconda vittima della serata. Tra Alberto, Matteo e Filippo a salvarsi è Alberto. Come settimana scorsa la Dusso chiama in studio Matteo e Filippo, e solo lei con accento grave, i due baldi giovani scoprono il loro destino. Tra i due, accede alla FINALE Matteo, mentre Filippo è eliminato. Ma la serata è ancora lunga, dice la padrona di casa alle 12:45, facendoci scorrere in testa l'intero elenco dei santi. Grande Fratello 2018, semifinale. Danzando con Fabiana e Maldi, giusto perché è presto, in casa rientra FABIANHQI. Il motivo? I ragazzi devono ballare con lei la coreografia preparata in settimana sulle note di Danzando, il nuovo singolo di Zia Maldi che non vediamo l'ora, seriamente è, di scaricare da iTunes. Questo è il brano mio dell'estate, spiega Cristiano al termine di una performance che lo vede protagonista a sorpresa in casa con i ragazzi. Grande Fratello 2018, semifinale. Che meccanismo pazzesco, è la una di notte, il computer da mezz'ora emette suoni piuttosto sinistri. Prego Dio che non mi scoppi in faccia, e che la Dusso si dia una mossa prima che sia troppo tardi. Barbara convoca tutti nella stanza delle scelte. I due finalisti devono comunicare. Ti vogliono portare in finale. Matteo fa il nome di Alessia, Simone quello di Alberto. Il quartetto viene mandato in salotto, mentre Lucia e Veronica restano lì a fare la muffa. Barbara comunica loro che sono al televoto, ma possono vendicarsi e trascinare uno dei due appena salvati dai finalisti. Evidentemente era questo il meccanismo pazzesco di cui si parlava a inizio puntata. Le pazzie.
al grido di GIRL, poverle donzelle comunicano la loro decisione. Il loro nome è Alessia. Barbara D'Urso, seduta sul suo enorme tavolo da pranzo della Domenica del Sud, si rivolge tutta entusiasta alla telecamera. Le due più votate saranno finaliste, la terza non sarà eliminata, ma avrà un'altra possibilità. Maggi Pianissima si fa nostra portavoce e commenta: non ci ho capito un cacchio, figlia mia, basta. Infiniti minuti dopo arriva l'esito del televoto. Due punti. Alessia è la terza finalista. Punto. Alla 1:30 l'ultimo verdetto. Lucia deve abbandonare la casa, ma appena fuori dalla porta rossa riceve una busta che le comunica che lei è la quarta finalista. La romana rientra quindi in casa. Alberto e Veronica, invece, vanno al televoto e lunedì 4 giugno, in occasione della finale, uno dei due verrà immediatamente eliminato. Il mio cuore è vostro, anche la mia voce è vostra. Col cuore, grazie. Eppure sta puntata ce la siamo levata. Appuntamento al gran finale, poi tutti a recuperare le ore di sonno. Grande Fratello 2018, tutte le puntate leggi. Prima puntata. Grande Fratello 2018 mezzo VIP. Tra ex, figli e fidanzati, la casa è al completo leggi. Seconda puntata. Il dramma di Veronica Satti e la follia di Filippo Leggi. Terza puntata. Punto. Baile squalificato. Aida in nomination e Patrizia esce al televoto Leggi. Quarta puntata. Aida eliminata dal televoto Leggi. Quinta puntata. Mariana eliminata. Luigi squalificato. Aida rientra e attacca Leggi. Sesta puntata. Simone Coccia primo finalista e la TV Arcobaleno Grande Fratello 2018, il commento Leggi. Prima puntata Grande Fratello Westworld, la nuova frontiera Leggi. Due punti. Grande Fratello BBQ, la seconda puntata Leggi. Terza puntata Bulli e Puppe Leggi. Quarta puntata Apocalittici e Disintegrati Leggi. Quinta puntata Pof, Pony e Puro Sangue Leggi. Sesta puntata, Grande Fratello fa succedere cose Grande Fratello 2018, i concorrenti Danilo Aquino età, 31 anni data di nascita, 4 dicembre 1986 luogo, Roma vive a Roma stato civile, celibe studi effettuati, licenza media lavoro, tecnico elettrodomestici esperienze nello spettacolo, nessuna Danilo è un romanaccio verace. Compagnone, molto istintivo, diretto, anche un po' logorroico. Si racconta in modo brioso definendosi scherzosamente matto vero. È nato e cresciuto in una delle periferie più problematiche della capitale, Tor Bella Monaca. Danilo, tecnico riparatore di elettrodomestici, ama molto la sua famiglia tanto da essersi tatuato tanti simboli di esperienze condivise. Ringrazia il tipo di educazione ricevuta che lo ha tenuto lontano dalle cattive compagnie. Nel quartiere mio ho visto del tutto. Per lui contano rispetto e lealtà. Soprattutto verso le donne per le quali nutre da sempre forti passioni. È stato fidanzato e stava anche per sposarsi. Lei era la figlia di Amici. Peccato che fosse ancora innamorata del suo ex. Danilo l'ha scoperto e ha fatto in tempo a fermare i preparativi delle nozze. Dopo che è finita Sorinato.
frequenta la movida anche se non sopporta i fighetti. Lui è l'opposto, fiero di essere basico, di non dare importanza all'apparenza, non teme il confronto. Ama lo sport, in particolare il calcio. Ci gioca da 25 anni. Ha cambiato tante volte società perché il suo comportamento dava fastidio ai mister. È tifoso della Lazio. Partecipa a GF per avere la soddisfazione di essere scelto rispetto a tanti. A GF 14 si era messo in fila all'Open Cast di Roma perché aveva notato tante belle ragazze, non tanto per il programma. Poi sì, è incuriosito e ci ha riprovato, ma la TV per lui resta un gioco. Matteo Gentili, età 28 anni, data di nascita 21 agosto 1989, luogo Viareggio, Lucca. Vive a Viareggio, stato civile. Celibe, studi effettuati, maturità scientifica, lavoro calciatore, esperienze nello spettacolo. Nessuna, difensore del Real Forte Querceta, Serie D, con un passato nelle fila dell'Atalanta e del Vicenza, fino ad arrivare ad indossare la maglia della nazionale Under 21. Ex fidanzato di Paola Di Benedetto, madre natura di Ciao Darwin e naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Sono stati insieme per 4 anni. Prima che la Di Benedetto partisse per l'Honduras c'era stato un riavvicinamento, la promessa di rivedersi e riprendere il rapporto dopo la partecipazione a reality. Ma le cose sono andate diversamente. Tra Paola e Francesco Monte è scoppiato l'amore e così Matteo si sfoga in TV. Prima di partire Paola diceva che io ero l'uomo della sua vita, che avrebbe voluto sposarmi e avere dei figli. Non riuscirò mai a perdonare questa grave mancanza di rispetto nei miei confronti. Patrizia Bonetti, età 22 anni, data di nascita 30 settembre 1995, luogo Bologna. Vive a Roma, stato civile. Nubile, studi effettuati, maturità scientifica, studentessa di scienze politiche e lavoro modella, esperienze nello spettacolo, qualche campagna pubblicitaria. Patrizia è italo-cubana, bella, molto sportiva, ricca e iniziatissima. Studentessa di scienze politiche alla LUIS a Roma, fa la modella, ha sfilato anche a Parigi. Dice di essere testarda, determinata ed energica. Frequenta ambienti lussuosi e gira con l'autista. Nonostante la giovane età ha un ricchissimo carnet di fidanzati, tutti noti, a cominciare da Gianluca Vacchi con il quale ha convissuto appena diciottenne. Sono ancora molto legati. Poi un costruttore di 33 anni, un flirt con Stefano Ricucci con il quale è in causa a seguito di una denuncia per lesioni. Altro fidanzato celebre, il figlio di Gigi D'Alessio, Claudio. Gli uomini belli la annoiano così come i coetanei. Patrizia sente molto il peso delle aspettative che il padre ha riposto in lei, ma non disdegna il mondo dello spettacolo. Ha fatto provini per altri reality, e in GF vede una buona occasione per farsi conoscere da grande pubblico. Si piace moltissimo, cura il suo aspetto con creme e integratori. Si tiene in forma con Pilates, tennis e crossfit. Viaggia spesso e vive con le carte di credito dei genitori. Si divide tra Roma e Milano, vive con un gatto di nome Kaplin. Alessia Prete, età
22 anni data di nascita, 27 dicembre 1995 luogo, Torino, vive a Volvera, tu, stato civile, nubile studi effettuati, diploma tecnico commerciale e lavoro, studentessa in scienze statistiche, esperienze nello spettacolo, pubblicità TV locali, Miss Italia 2016, fascia Miss Sorriso e fascia TV Sorrisi e Canzoni, Alessia, sorriso smagliante, occhi vispi e maliziosi, è una ragazza allegra, semplice, scherzosa, con tante idee per la testa. Consapevole delle sue possibilità, si sente limitata dal fatto di essere cresciuta in un paesino a un paio di ore di treno da Torino. Dopo aver partecipato a Miss Italia 2016, ha vinto un paio di fasce minori, ha lavorato come modella e questa è stata l'occasione per viaggiare, vedere realtà e persone differenti. Finalmente sto conoscendo il mondo. È molto motivata e vuole andare avanti anche mettendosi contro i genitori, persone all'antica, ai quali, però, è molto affezionata. A ottobre prossimo prenderà la laurea in scienze statistiche. Le piacerebbe innamorarsi, ma non ha ancora incontrato quel trentenne comprensivo, maturo, che condivide i suoi obiettivi, che rappresenta il suo ideale di uomo. Ha avuto una sola storia importante con un compagno delle scuole superiori. Mariana Falace, età 23 anni, data di nascita 6 luglio 1994, luogo Castellammare di Stabia, na, vive a Castellammare di Stabia, na, stato civile, nubile studi effettuati, laureata in economia aziendale e lavoro, modella, esperienze nello spettacolo, pubblicità, moda, video musicale e viento con G. Vacchi, molto bella e appariscente, Mariana è una modella. Si racconta come una ragazza a cui piace piacere, è consapevolmente provocante, adora prepararsi per uscire, non lascia niente al caso. Sembra snob, altezzosa, fredda, ma non tollera i facili giudizi. Ci tiene a non passare per la bella e scema, semplicemente perché non lo è. Va fiera della sua intelligenza e confessa che il suo aspetto le serve come una corazza. I genitori sono divorziati da anni e durante la separazione si sono fatti molto male. Mariana sì, è laureata in economia, ma ha sempre coltivato il sogno di diventare attrice. Per seguire la sua ambizione, ma anche per riprendere in mano la vita, si è trasferita a Roma dove studia dizione e teatro. Mariana è determinata, sente che ce la farà anche se in famiglia nessuno approva le sue scelte. Single e corteggiatissima, mantiene le distanze perché le interessano solo relazioni serie. Crede nel vero amore. Ha avuto un'unica storia importante. Angelo Giuseppe Capparella, in arte Angelo Sanzio, età 28 anni, data di nascita 9 luglio 1989, luogo Civitavecchia, RN, vive a Civitavecchia, RN, stato civile, celibe, studi effettuati, maturità scientifica, lavoro creatore di profumi, esperienze nello spettacolo, ospite nei programmi TV Vertigo, Nemo, Domenica Live, definito il Ken italiano. Angelo è un giovane esteta amante dell'arte, dello spettacolo, dell'armonia. Da qualche anno lo specchio era diventato il suo peggior nemico e così ha iniziato un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo aspetto fisico.
ha 21 anni, sì, è sottoposto alla prima operazione, e non si è più fermato. È diventata una droga. Ad oggi ha subito 8 interventi. Naso, labbra, zigomi, mento, mandibola, palpebre, capelli, 2 trapianti. Ha raccontato la sua storia in TV, ed è diventato popolare e molto criticato. La gente mi guarda da sempre come fossi un alieno, e sono stato vittima di bullismo. Forte dell'amore della sua famiglia, che è riuscita a comprendere le sue esigenze, Angelo non si fa condizionare da nessuno. La mamma gli ha pagato il primo intervento, ma non è affatto d'accordo sui successivi. Angelo vive con i genitori e la sorella, sono una famiglia molto unita. È emotivo, istintivo. Con l'anima di un bambino, confessa trattenuta da un'impalcatura. È molto riservato sulla sua vita nonostante si conceda volentieri alle telecamere. Crea profumi con il nome d'arte Angelo Sanzio. È single e per ora non interessato a innamorarsi. Non cerco l'amore, cerco la bellezza. È socievole ma ha pochi amici. Pensa di essere comunque pronto ad affrontare una prova di convivenza come Grande Fratello, il reality che sogna da sempre. Filippo Contri, età 25 anni, data di nascita 24 ottobre 1992, luogo Roma, vive a Roma, stato civile celibe, studi effettuati. Laurea magistrale in economia e management, lavoro consulente finanziario, esperienze nello spettacolo, nessuna. È il figlio che tutti vorrebbero, un bravo ragazzo, serio, laureato con 110 e lode, faccia pulita, educato, forte, bello. Di buona famiglia, Filippo, vive a Roma Nord e lavora in una società di consulenza finanziaria. 3 anni fa, dopo la perdita del padre, che era il punto di riferimento suo e della famiglia, ha deciso di dedicarsi alla mamma Lucia, e alla sorella con cui si sente un'anima sola. Le ama più di ogni cosa al mondo. Sente tutta l'importanza e la responsabilità del suo ruolo, ma lo fa volentieri perché vuole restituire quello che ha ricevuto. Si descrive come simpatico, a volte un po' troppo impulsivo ma strutturato. Socievole, si trova bene con chiunque, delle persone guarda il cuore. Si sente un po' diverso dai coetanei perché lavora tanto. L'amicizia per lui è una cosa molto seria, una fratellanza. Per questo frequenta, e si fida solo di chi conosce da sempre, i vecchi compagni di scuola. È single, attualmente ha solo avventure, anche con ragazze più grandi. Vorrebbe trovare la donna della sua vita per mettere su famiglia, ma è troppo esigente. Ha avuto una storia importante, ma è finita 2 anni fa. Sono ancora molto uniti, ma incompatibili a causa della gelosia di lei. Ama viaggiare, il calcio, tifoso della Roma, pratica pugilato. Ha un Doberman che tratta come una persona, Eros. La partecipazione a GF la vede come una divertente parentesi, ma si chiede se dopo, in ufficio, lo vorranno ancora. Nel caso, afferma, dovrà cambiare mestiere. Simone Poccia, età 23 anni, data di nascita
16 gennaio 1995 luogo, Gaeta vive a Formia stato civile, celibe studi effettuati, maturità classica a lavoro, atleta e studente di scienze motorie, esperienze nello spettacolo. Campagne pubblicitarie di moda. Simone è un atleta professionista, membro della nazionale italiana di atletica leggera, è stato campione italiano under 18, under 20 e under 23 nei 110 metri ad ostacoli. Ha un corpo scolpito grazie ad anni di attività fisica e ore di allenamenti quotidiani. Lo sport gli ha insegnato la disciplina, la determinazione e la perseveranza? Studia scienze motorie presso l'Università di Cassino. Simone ha una gran voglia di fare nuove esperienze e allargare i suoi orizzonti, così si è trasferito per un anno a Milano dove, pur continuando ad allenarsi, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Mi si è presentata l'occasione, e l'ho accolta al volo. Ha vissuto con un amico, e si è tuffato nella vita frenetica e movimentata del modello. Sfilate, feste e divertimento. Simone è single, la sua ultima storia risale a circa 8 mesi fa, vorrebbe avere una relazione duratura? Ma, anche a causa dei suoi impegni sportivi che spesso lo portano lontano da casa per lunghi periodi, non riesce ad innamorarsi. Valerio Logrieco, età 29 anni, data di nascita 18 giugno 1988, luogo Bitonto, ma vive a Milano stato civile, celibe studi effettuati, diploma di laurea in scienze politiche e lavoro, modello e sartorialist, esperienze nello spettacolo, furore 2, ciao Darwin, varie campagne pubblicitarie. Valerio è bello, ambizioso, determinato e indipendente. Da un paio di mesi sta lavorando a Londra, dove sta consolidando la carriera di modello iniziata a Milano circa 6 anni fa. Molto corteggiato, avrebbe molti motivi per pavoneggiarsi, invece è un ragazzo semplice, all'antica, nato e cresciuto in Puglia, in una famiglia serena e tranquilla. È un bonaccione, a tratti timido e riservato. Laureato in scienze politiche, ha colto l'occasione di fare un mestiere più movimentato, divertente e remunerativo, con la consapevolezza che avrà una breve durata. Intanto sta lavorando anche come sartorialist, una nuova figura tra il sarto, il consulente immagine e il personal shopper, per un'azienda di moda. Protagonista di numerose avventure sentimentali. Preferisce non fare troppa fatica e si fa scegliere, ma non dalle colleghe. Attualmente è single. Ha avuto una storia importante con un'avvocata pugliese finita da un paio di mesi a causa della lontananza e della gelosia di entrambi. Crede nell'amore e se si fidanza lo fa seriamente, non tradisce e è affidabile. Inoltre la sua ragazza ideale deve avere testa e non essere solo carina. Appassionato di calcio e nuoto, dedica il tempo libero a un hobby insolito. Coltiva piante carnivore. Si aspetta molto dalla sua partecipazione a GF, soprattutto sul piano personale. È curioso di scoprire se si conosce abbastanza. Simone Coccia, età 34 anni, data di nascita 18 agosto 1983, luogo L'Aquila, vive a L'Aquila stato civile,
divorziato, studi effettuati, diploma lavoro, showman esperienze nello spettacolo, molte partecipazioni in TV, concorsi di bellezza, e ex spogliarellista e ballerino, è noto alle cronache per la chiacchieratissima storia d'amore con l'onorevole Stefania Pezzopane. Un colpo di fulmine. Simone capisce che è la donna della sua vita, anticonvenzionale e di mente aperta. La conquista al primo sguardo. Lei ha 23 anni di più, impegnata nel sociale e nella politica. Simone, un ragazzone muscoloso, ex muratore, racconta di aver conquistato migliaia di donne. Ragazzo immagine e street magnate, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore. Simone, divorziato, ha un figlio di 12 anni. Convive con Stefania all'Aquila, si vogliono sposare anche se hanno attraversato diverse crisi, lei è molto gelosa e combattuto molti pregiudizi. Permaloso e fumantino, il suo motto è: non mi avrete mai come mi volete voi. Molto sportivo, amante dei viaggi e dei tatuaggi, ne ha un centinaio. Adora sua madre Tiziana, che è riuscita a crescere lui e le sue sorelle con mille sacrifici. Lucia Bramieri, età 57 anni, data di nascita 7 aprile 1961, luogo Milano, vive a Milano, stato civile, vedova, studi effettuati, diploma di ragioneria, lavoro proprietaria di un salone di parrucchiere, esperienze nello spettacolo, diverse partecipazioni televisive, forte personalità, carattere estroverso, vivace e polemico. Lucia è stata una delle prime donne vigile urbano di Milano, ma soprattutto è stata la nuora di Gino Bramieri, avendo sposato, nel 1994, il figlio Cesare, ex scapolo impenitente che quando conosce Lucia dice addio al suo passato libertino. Il matrimonio però viene messo duramente alla prova dalla lunga malattia di Cesare che lo porterà, nel 2008, alla morte. Molto fiera di portare il cognome Bramieri, si è impegnata a portare avanti la memoria del suocero. È la custode della sua casa, dei suoi ricordi, copioni, riconoscimenti e del famoso telegatto. Da qualche anno sta affrontando una spiacevole questione legale, diventata di dominio pubblico, fatta di querele e controquerele con l'ultima compagna di Gino Bramieri relativa all'eredità. Attenta al look, sempre un po' eccentrico, ha gestito una boutique sul lago di Garda, e attualmente è socia di un salone di parrucchiere di Milano. È single. Il gossip racconta che tra lei e Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, ci sia stato qualche tempo fa uno scambio di messaggi, pare che lui la volesse corteggiare, e che lei avesse messo in guardia la parlamentare dicendole che Simone è totalmente inaffidabile. Lucia Orlando, età 28 anni, data di nascita 22 novembre 1989, luogo Roma, vive a Roma, stato civile, nubile, studi effettuati, diploma magistrale, lavoro commessa, esperienze nello spettacolo. Nessuna Lucia è una bella ragazza romana dallo sguardo profondo e l'accento marcato. Dal 2013 lavora come commessa in un negozio d'abbigliamento. Prima ha lavorato per 5 anni come animatrice nei villaggi turistici. Il suo lavoro le piace, ma sogna, in futuro, di aprire una galleria d'arte.
Sembra una ragazza molto forte, è sicura di sé, ma dietro questa immagine da dura nasconde un animo fragile e tenero. Spesso piango per scaricare le tensioni che accumulo, piango sotto la doccia così le lacrime si confondono con l'acqua. Ama vestire sportiva perché non le piace mettere in mostra la sua bellezza, ma se c'è un'occasione importante allora. Mi vesto da femmina e indosso l'unico paio di scarpe con i tacchi che ho. Nei rapporti interpersonali Lucia crede alla prima impressione, e difficilmente cambia idea, se non va d'accordo con una persona non cerca lo scontro, ma non tollera che le si parli alle spalle. Sembro cattiva, un po' stronza, ma solo se non mi conosci. Sembra che me la tiri, ma non è così. È single e è felice di esserlo? Per il momento, Alberto Mezzec, età 34 anni, data di nascita 24 marzo 1984, luogo Viterbo, vive a Viterbo, stato civile celibe, studi effettuati, maturità scientifica, lavoro gestisce un centro scommesse, esperienze nello spettacolo. Figurante spot team. Alberto è un ragazzo atletico, iperattivo e irrequieto. Sembra essere molto sicuro di sé, ma questo suo aspetto così vil e spavaldo nasconde un lato sensibile, a tratti profondo, che emerge prepotentemente non appena comincia a farsi conoscere. D'impatto sto sulle balle, poi pian piano divento il tuo miglior amico. Vive da solo a Viterbo da quando ha 18 anni, ha un ottimo rapporto con sua madre, apre due negozi di abbigliamento nel centro di Viterbo che gli consentono di guadagnare bene, ma nel 2013 arrivano dei problemi finanziari. Con molti sacrifici, ancora oggi che ha aperto e gestisce un centro scommesse, cerca di sistemare la situazione catastrofica. Al momento è single. Amo divertirmi e non so resistere alle tentazioni, per cui preferisco non avere relazioni durature per non far soffrire nessuno. È passionale, romantico e innamorato delle belle donne. Partecipa a Grande Fratello per divertimento, e per estinguere il debito facendo tornare così il sorriso a sua madre. Luigi Mario Favoloso, età 30 anni, data di nascita 1 gennaio 1988, luogo Torre del Greco, na, vive a Milano, stato civile celibe, studi effettuati, diploma di ragioneria, lavoro digital manager, imprenditore, esperienze nello spettacolo, diverse partecipazioni televisive, esperto di digital, con una forte vena polemica al limite dell'irascibilità. Luigi ha avuto diversi scontri rimbalzati tra i casi di cronaca, dal litigio con Fabrizio Corona ai contrasti con la famiglia Rodriguez. Luigi è un imprenditore che ha vissuto poco in Italia e molto in Svezia. Titolare di una ditta di import/export di tessuti, è anche proprietario di un'agenzia di comunicazione. Fidanzato con Nina Moric, lui è più giovane di 11 anni, in occasione di LQUARANTESIMO, compleanno della showgirl, Luigi le ha chiesto di sposarla. Secondo le indiscrezioni, la data del matrimonio sarebbe fissata in autunno. Alle ultime elezioni è stato candidato con Casapong. Veronica Satti, età 28 anni, data di nascita 16 marzo 1990, luogo Genova, vive a Genova, stato civile nubile, studi effettuati, diploma da decoratrice di interni e pittura decorativa, lavoro disoccupata, esperienze nello spettacolo,
Domenica Live e Veronica Satti è la figlia di Bobby Solo e Mimma Foti, ex corista del cantante. È una grande appassionata di cinema, predilige i film horror e i cartoni animati della Disney. Da 2 anni è fidanzata con Valentina. Da 13 anni non ha più rapporti con il padre. Infatti, quando Veronica aveva 14 anni, il padre ha deciso di non vederla. All'inizio ho creduto che l'avesse fatto perché quel giorno avevo fatto i capricci, poi non ho saputo darmi altre spiegazioni. Gli ho chiesto molte volte il perché, ma lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati. Veronica ha vissuto un'adolescenza travagliata che l'ha segnata profondamente, ma crescendo ha lavorato su se stessa e ora conosce i propri limiti, ma anche le proprie potenzialità, e sente il bisogno di mettere a posto l'ultimo tassello per sentirsi una donna realizzata. Riabbracciare finalmente il padre, e dirgli che lo ha perdonato. Baio Damme di Aeta. 29 anni data di nascita, 1 agosto 1988 luogo, Roma vive a Roma stato civile, celibe studi effettuati, diploma istituto alberghiero lavoro, commesso esperienze nello spettacolo, comparsa nel film W, l'Italia nato e cresciuto a Roma, ha un accento inequivocabile, si sente un misto tra Italia e Africa. I genitori naturali sono senegalesi. Il padre è morto per un incidente 1 mese prima che lui nascesse. La madre ha deciso di vivere un lutto stretto e di ritornare in patria coi 2 figli più grandi dando Baye in adozione. Voleva dargli una vita migliore, così Giovanna, maestra d'asilo, e Luigi, falegname, lo hanno accolto nella loro casa di Torrenova, quartiere della periferia romana dove era l'unico bambino di colore. Bai racconta di aver avuto molte difficoltà ad essere accettato dalla comunità, ricorda ai pianti che si faceva a scuola, o agli scout, dove era preso in giro, e ringrazia ancora i genitori adottivi per avergli sempre insegnato che la bellezza delle persone sta nelle differenze. Ha ricevuto tanto amore da loro, i suoi genitori lo hanno sempre capito e sostenuto. A 17 anni conosce la madre naturale, e ricompone il quadro della sua storia. Soprattutto a qualcuno in cui riconoscersi. Si sente fortunato perché tutti e 3 i suoi genitori si sono aiutati, affinché lui fosse sereno. Lavora come addetto alle vendite presso un negozio d'abbigliamento. Condivide un appartamento al Pigneto con 2 amici. Dotato di simpatia istintiva e di un gran sorriso, ha un look originale, la moda gli piace molto e un giorno vorrebbe dirigere un negozio di una grande griff. È superstizioso, si vanta di parlare bene, di essere elegante, di sapere tante cose, deve sempre dire la sua, e non si sottrae alle discussioni. Partecipa a GF perché vuole dimostrare la sua italianità. Aida Nizar Delgado età. 42 anni data di nascita. 12 maggio 1975 luogo. Valladolid, Spagna, vive a Madrid stato civile. Nubile studi effettuati. Diploma di laurea in comunicazione e lavoro. Ciò giri esperienze nello spettacolo. Gran Hermano 5, Supervivientes 2011, Gran Hermano VIP 2017 Peperina, Estrosa, logorroica e molto polemica.
Aida è una vera e propria regina dei reality. Ha esordito con Gran Hermano 5, di cui è stata uno dei personaggi più emblematici, una concorrente che ha diviso l'opinione pubblica spagnola. O la ami o la odi. Ha lavorato come giornalista televisiva, coordinatrice di programmi musicali e Life Coach. Nell'ultima edizione del Gran Hermano VIP ha conosciuto Marco Ferri, naufrago dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Tra i due non corre buon sangue e sono stati protagonisti di un acceso diverbio. Ospite a Pomeriggio 5, Aida ha dichiarato di essere l'unica donna ad aver rifiutato Marco Ferri, il quale, invece, sostiene di non essere attratto da lei. Infatti, durante il programma, ha avuto una storia con un'altra concorrente. Passati alle cronache anche i suoi dissapori con un'altra concorrente del reality Elettra Lamborghini. Di